con un grande primo tempo, il Sora schianta per 3-0 il Termoli e torna a vincere dopo tre turni, conquistando tre punti importanti in chiave salvezza, salendo a quota 27. Sora che inizia subito bene la partita, dopo pochi secondi Tribelli approfitta di un errore della difesa del Termoli, tira centralmente, il portiere Maresca respinge. Al nono sinistro di Tordella, uno dei migliori quest'oggi, che finisce di poco al lato. Poi al 24esimo grande azione sulla destra, sull'asse Ippoliti Tribelli, cross in mezzo per Gubellini, un colpo di testa che sta per infilare all'incrocio dei pali, ma il portiere Maresca vola a mandare in angolo. Al 28esimo un'azione analoga, ancora Gubellini di testa e ancora il portiere che smanaccia in corner, e proprio sugli sviluppi di questo calcio d'angolo nasce l'1-0 di Franco Veron, che di controbalzo non lascia scampo questa volta al portiere Maresca. 4 minuti dopo arriva il raddoppio di Tordella, grande ripartenza, assist di Tribelli, numero 11 che incrocia al sinistro all'angolino basso per il 2-0. Al 38esimo ancora Ippoliti che se ne va sul fondo, mette in mezzo per Tribelli, tiro respinto. Al 44esimo arriva il 3-0 di Gubellini, al termine una bella azione, gran tiro a giro dal limite dell'area del numero 9 bianconero, e 3-0. Al secondo tempo il Sora cerca di controllare il match, ma al 12esimo il Termoli, che è entrato con uno spirito più battagliero, va vicino a riaprire parzialmente la gara con un calcio di rigore concesso per un fallo di Crispino sul neoentrato Esposito, scattato sul filo del fuorigioco, ma il numero 1 bianconero respinge il tiro dal dischetto di Longo. Al 25esimo Gubellini per il neoentrato Capparella, ottima la sua prestazione che non aggancia per un pelo. Al 28esimo ci riprova Gubellini, il 4-0, destro che fa la barba al palo. Al 38esimo Gubellini serve ancora Capparella, però il portiere manda in corner. Al 44esimo ultimo brivido per la squadra bianconera, con Esposito che non riesce a segnare il gol cosiddetto della bandiera per il Termoli, e Crispino che riesce a negargli il gol, e quindi finisce 3-0 per i bianconeri.